Minicola che Anche abbia le attaccato statue, l'uncinino. ma ti rendi conto? Allora, oggi sono venuta a vedere una cosa che per me è di fondamentale importanza, perché comprende pezzi della mia vita. Tra poco ve lo faccio vedere, non ve lo spoilerò. Eccolo! Si sono svolte le Olimpiadi, dove Phelps ha vinto 8 ori olimpici. Questo dietro di me è lo stadio. Questa è la piscina. Avvicinarmi un po' di più, ma c'è un festival musica cinese, quindi niente. Comunque è emozionante vederla lo stesso. Summer Palace, anche detto in italiano Palazzo d'estate. Fantastico palazzo d'estate non ha ringhiere se non qua, e siccome non ho molta fiducia nelle loro abilità motorie, passo largo, attaccate ai muri quando posso, e largo da loro e dall'acqua, perché ho paura di caderci dentro. In questo momento, tra l'altro, nello zaino c'ho dentro proprio la mia vita, il computer e la fotocamera. Sono passati. Allora Giulia, che cos'è questo? Un yogurt buonissimo. Bene, yogurt. C'ho una fame. È bello perché nel logo c'ha il tempio del cielo. È proprio una cosa tipica di Pechino questa. Buonerrimo. Stavamo dicendo io e Giulia che questo posto qua è meno restaurato e che ricorda un po' lo stile tibetano. La cosa che mi mancherà di più della Cina sono i Baozi, è mia cugina, è il suo gatto. È il mio Baozi. Allora, Giulia mi diceva che il drago e la fenice stanno sempre in coppia, perché uno
è l'uomo, il drago rappresenta la maschilità, la fenice la femminilità e niente, sono sempre in coppia perché sono i due animali mitologici. Per esempio, quando nascono due gemelli, maschio e femmina, hanno un modo di dire per dire sono nati un drago e una fenice, perché è una cosa rara, quindi. Figata. Trice, passeggiava qua dentro per parlare dei cazzi sua, perché nessuno sentisse. Pensa che botta che c'avevano costruito una nave di pietra. Era il teatro.